La polizia lo trova a dormire in auto col motore acceso e gli fa l'alcol test, che è positivo, e lui davanti al giudice si difende dicendo: ma guardate, io stavo dormendo, non stavo guidando. Questa storia è il punto di partenza per un'analisi giuridica tanto peculiare quanto rilevante. Il protagonista è un soggetto in evidente stato di ebbrezza che sceglie di non mettersi alla guida ma di dormire nel suo veicolo con le chiavi inserite nell'accensione per scaldarsi durante la notte. E però l'intervento della polizia, allertata forse da un passante preoccupato oppure semplicemente di pattuglia, complica la situazione. Questo episodio, apparentemente banale, solleva però delle questioni giuridiche di notevole interesse. La principale tra le questioni è se l'uomo possa essere accusato di guida in stato d'ebbrezza nonostante non fosse in movimento né avesse intenzione di guidare. La legge infatti è chiara nell'affermare che guidare sotto l'influenza di alcol è reato. Ma come si ha applica in una situazione in cui la guida in quel momento non sta effettivamente avvenendo? L'intervento delle forze dell'ordine, seppur giustificato dalla tutela della sicurezza pubblica, apre un evidente dibattito che merita un'analisi approfondita. Ora, il nodo centrale della questione è l'interpretazione della legge relativa alla guida in stato d'ebbrezza e le sue applicazioni in scenari, diciamo così, non convenzionali. Come dovrebbe comportarsi quindi il giudice di fronte ad un caso così borderline? Ora, quando si affronta il tema della guida in stato d'ebbrezza, circolano numerosi miti e credenze popolari che, pur essendo molto diffusi, spesso distorcono la realtà delle norme giuridiche. E uno dei più comuni è l'idea che ci si possa sottrarre alle accuse di guida in stato d'ebbrezza semplicemente addormentandosi sul lato del passeggero o assicurandosi che le chiavi non siano inserite nel cruscotto. Sebbene possano sembrare logiche ad un'analisi superficiale, non trovano un riscontro diretto nella legge che valuta la questione sotto una luce ben diversa. Approfondendo l'analisi sulla complessità del reato di guida in stato d'ebbrezza, emerge un passaggio che secondo me è fondamentale e che merita di essere esaminato con una maggiore attenzione. Contrariamente a quanto suggerito da alcune interpretazioni poco accurate, il fulcro della questione giuridica non è nella posizione occupata all'interno del veicolo e nemmeno la presenza delle chiavi nel cruscotto oppure il fatto che il motore sia acceso oppure no. La vera questione che necessita di essere chiarita è se l'individuo abbia effettivamente guidato in stato di ebbrezza prima di addormentarsi. Questa precisazione modifica significativamente il panorama rispetto al quale occorre fare delle valutazioni. Dormire in stato di ebbrezza all'interno di una vettura che sia accesa oppure no, e anche se ci si trova al posto di guida, non costituisce di per sé un reato. La legge infatti punisce l'atto di guida sotto l'effetto dell'alcol, non il semplice trovarsi in un veicolo in tali condizioni. Ciò che diventa davvero determinante quindi è stabilire se l'individuo abbia guidato il veicolo prima di fermarsi e prima di addormentarsi. La distinzione è sottile ma è fondamentale, è di fondamentale importanza, perché sposta l'accento dall'attuale stato di ebbrezza e dalla potenziale intenzione di guidare alla condotta effettivamente tenuta dall'individuo. In altre parole, il reato si configura solo se viene dimostrato che la persona ha guidato il veicolo in stato d'ebbrezza e non semplicemente perché si trova ubriaca all'interno dello stesso. Questa riflessione in qualche modo invita ad una revisione critica di alcuni preconcetti, alcuni dei quali te l'ho detto, altri insomma mi sembra ridondante andare a citarli in questo video. Però si evidenzia come la comprensione delle norme richieda comunque un'analisi attenta e dettagliata dei fatti e delle circostanze specifiche. La giurisprudenza su questa materia si basa su una valutazione precisa delle azioni compiute dall'individuo piuttosto che su una valutazione generica della condizione fisica oppure della posizione all'interno del veicolo, per dirne una. Di conseguenza, per affrontare correttamente casi come quello che stiamo esaminando, è indispensabile che l'indagine si concentri sulla ricostruzione degli eventi che hanno preceduto il ritrovamento dell'individuo al fine di accertare se abbia effettivamente guidato sotto l'influenza di alcol. Questo approccio non solo garantisce un trattamento equo e giusto dell'individuo coinvolto, ma riafferma anche l'importanza di basare le valutazioni su fatti concreti e dimostrabili, anziché su supposizioni e interpretazioni estensive delle norme. E allora, che cosa dovrebbe fare la polizia in una vicenda del genere? La polizia, nel suo ruolo di garante della sicurezza pubblica, ha il dovere di intervenire in situazioni potenzialmente pericolose, non solo redigendo un verbale che rifletta
rispetta le circostanze che ha trovato, ma che dia atto e traccia anche di tutti gli altri elementi che eventualmente dovesse accertare nel momento in cui opera il controllo. In questo contesto, perciò, dovrebbe già cominciare ad individuare i primi elementi di prova, verificare quindi se ci sono dei testimoni, delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, oppure anche altri elementi che possano attestare il fatto che l'individuo non abbia effettivamente guidato dopo aver bevuto, ma si sia limitato a riposare nel veicolo, perché magari usciva da un bar poco distante, perché magari usciva da un pub poco distante. Ed ecco allora che la prospettiva di un'accusa di guida in stato di ebbrezza si affievolisce significativamente, oppure si aggrava ulteriormente a seconda di quello che poi viene riscontrato dagli operatori di polizia. Per esempio, la testimonianza del gestore del locale nel quale il soggetto riferisce di essere andato e di aver bevuto è sicuramente uno degli elementi che potrebbe essere acquisito dagli operatori di polizia. Le registrazioni dei video che mostrano l'uomo che esce dal pub o dal bar e si dirige verso la propria auto senza metterla in moto, oppure metterla in moto ma senza partire, possono fornire un quadro chiaro e indiscutibile delle sue azioni. Questa capacità di documentare dettagliatamente gli eventi diventa un alleato prezioso per la giustizia. Questi elementi, se ben documentati e presentati in un contesto come quello di un tribunale, possono ribaltare completamente l'esito di un processo. Questo in buona sostanza sottolinea l'importanza di non trarre delle conclusioni affrettate, di non basare le valutazioni senza che si abbiano delle prove concrete e verificabili, ma allo stesso tempo si riafferma l'importanza della prudenza e della responsabilità personale nel consumo di alcol, soprattutto in relazione alla guida. Sotto altro profilo, la storia ci insegna che anche in situazioni che sembrano compromettenti, la verità emerge attraverso un'attenta analisi dei fatti, e quello che sembrava vero poi paradossalmente potrebbe non esserlo più. E qui viene in gioco anche il lavoro della difesa, perché se quelle prove non le raccoglie la polizia, ha sbagliato, perché dovrebbe farlo pure di fronte ad una questione relativamente di poco conto come questa, allora poi dovrebbe farlo la difesa per scagionare il suo assistito. È il diritto penale. Che stai?